Agrigento ospita il congresso regionale della FISAC e CGIL, un momento sicuramente di confronto sulle tematiche delle banche. Buongiorno, la FISAC CGIL, comprensorio di Agrigento, è onorato per lo svolgimento dell'ottavo congresso regionale. Il sistema bancario agrigentino tutto sommato tiene nonostante la crisi che c'è in essere. Gli sportelli bancari in Agrigento sono 156 e i dipendenti bancari sono 1019. Il sistema, nonostante la crisi che ha colpito il sistema bancario agrigentino, abbiamo visto all'apertura di una filiale da parte della nuova banca di credito cooperativo e alla chiusura di due sportelli appartenenti a una filiale a una banca di grande dimensione. I prestiti bancari per quanto riguarda la nostra provincia, comprensivi dell'amministrazione pubblica, finanziarie, ditte individuali e imprese, ammontano a 3.845 milioni di euro. I depositi bancari riferiti sempre per lo stesso settore ammontano a 3.110 milioni di euro, invece gli accantonamenti e le sofferenze ammontano a 3,4 milioni di euro. Direi che al centro poniamo l'esigenza che le banche italiane tornino al servizio dei cittadini, dell'Italia, dei lavoratori e dei pensionati. Insomma, non possono pensare coloro che la crisi l'hanno creata oggi di avere un atteggiamento in cui scaricano le difficoltà o con alti tassi di interesse o sui mutui o sul costo del lavoro nel settore. Noi abbiamo teso a lanciare una parola d'ordine, siamo bancari e non banchieri, siamo per la solidarietà del lavoro e contro l'egoismo dei banchieri. Noi pensiamo che è tempo che le banche rimettano al centro, la crescita, gli investimenti, tassi accettabili per i mutui per i giovani, la creazione, di lavoro. Non si crea lavoro al nord, ma tantomeno al sud, se non riaprono i rubinetti del credito e quei 70 miliardi che mancano agli investimenti per le piccole imprese non vengono tradotti in possibili posti di lavoro. Altro che annunciare la buona occupazione. La buona occupazione bisogna farlo creando lavoro. Il lavoro si crea con gli investimenti permettono o di mantenere aperte le fabbriche o di aprirne di nuove, altrimenti i nostri giovani volgono la testa all'estero e dopo aver frequentato con fatica il sostegno delle famiglie, l'università, la laurea, il master, ecco che il paese non è in grado di offrire una speranza e una prospettiva. Rimettiamo al centro non un sogno, ma una speranza di un lavoro buono. E perché questo ci sia, le banche tornino a fare l'interesse dell'Italia e non dei banchieri.